Bella ragazzi, bentornati con Lego di Hobbit. Allora, rieccoci qui dove ci siamo lasciati, ragazzi, perché credo che possiamo creare qualcosa, da come ho capito, con gli oggetti che abbiamo trovato. Creiamo qualcosa qui. Prima però andiamo a distruggerci tutta questa roba, perché guardate, stiamo trovando veramente un sacco di cose. Ok. Allora, prendiamoci tutti questo bottino praticamente. Siamo nei panni di Thorin. Qui forse... Ah no. Ah, sono dei materiali, sono tutti materiali questi. Ok. Ah, qua serve il martello. Ok. È un baule, quindi ci sono dei contenuti, praticamente dei contenuti speciali qui. Allora, spero che vi stia piacendo questa serie, perché ho veramente visto che siete rimasti molto contenti, almeno chi l'ha seguito è rimasto molto contento. E qui ci sono degli altri materiali, ok. Lì sopra guardate i nani che stanno forgiando qualcosa. Guardate, sono sopra di noi. Ok, li vedete da qui per forza. A me sta piacendo molto, anche se per ovvi motivi ci gioco ogni tanto. Ok, prendiamoci tutto. Olè, guardate che martellatone. Se premiamo la U, cambiamo personaggio subito. Allora, oh guardate. Fatemi vedere una cosa. Allora, qui ci serve una chiave speciale. Ok. Credo che probabilmente la possiamo creare qui. Solo non so. Ok, ah ok, forse ci siamo riusciti. Vediamo cosa abbiamo. Probabilmente la chiave, per forza di cose. Allora, premere F, spazio, E o U quando compare il luccichio per riempire l'anello di forgiatura. Ah, ok, no, stavo andando, ok. Siamo riusciti? Oh oh, guardate che figata. Fashioning objects great beauty out of diamond, emerald, ruby and sapphire. Ok, abbiamo la chiave, ragazzi. Ottimo. Quindi possiamo proseguire. Guardate che figata, cioè, solo per pensarle delle cose, per fare dei Lego così. Hanno rifatto tutta la storia con i Lego. Abbiamo un nuovo personaggio? Eccolo. Ci chiede qualche materiale, probabilmente. Cosa vuole? Vediamo. Se trovi oggetti di cui hanno bisogno. Allora, quando trovi l'oggetto premi E mentre sei nel cerchio blu luminoso. Ah. Ok. Ah, ho capito, sì. Perfetto, non avevo inteso. Ok, quindi questo ci aiuterà praticamente. Guardate come stanno ballando tutti. E lui sta suonando. Ok. Vediamo. Usa un piccone come quello, ok, per estrarre il bottino dalle rocce. Ok.
Va bene. Ah, ho capito. Guardate che figata. Olè! È veramente cose divertentissime. Olè! Guardate quanto bottino faccio con questo qui. No! Pensavo di cadere, ovviamente. Allora. Mi sto divertendo, scusate se non parlo magari, spesso mi sto divertendo un casino perché mi ricorda quando ero piccolino e giocavo con i Lego, ovviamente, e quindi è veramente una figata, almeno per me. Poi magari se vi piace, spero che me lo fate sapere. Abbiamo preso un sacco di materiali. Io voglio andare a sm... Oddio. È deragliato il trenino praticamente. Quanta roba. Mamma mia. Sì, però ca calma, calma, calma. Ok, però ditemi quello che volete, io voglio Thorin, scudo di quercia. Erede sotto la montagna, praticamente, un re senza trono, dopo vedrete ovviamente, anche se siete appassionati già sapete tutta la storia, ovviamente. Ok, mamma mia che figata. Ragazzi, fatemi vedere se si può salvare. Ok, no, non credo si possa salvare. Allora, quindi dobbiamo approfittare di tutte queste cosette, prima di salvare. Guardate, guardate, guardate. No, niente da fare. Ok. Oh. Ah, ok, qui serve il signor Martello. No! No! Mannaggia, siamo precipitati. Ok, allora vediamo dove dobbiamo andare. Presumo qui. Presumo male. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Ok. Ok. Perché va? Se ne scappa. Ok, va bene. Ah, qui possiamo costruire, ecco perché non... Fatemi vedere, allora. Facciamo prima qui... No, ok. Servirà del bottino Lego per costruire questa pedana. Ok. Estraendo minerali e rompendo oggetti Lego vicini, perfetto. Perciò non mi trovavo assolutamente con... Allora, ok. 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 E ok. No. Ok, vabbè. Non ho capito cosa ci serve. Spazio accetta.
costruzione veloce. No. Ma no. Ah, ho capito, ok. Niente ragazzi, non avevo inteso, ok. Che sta succedendo? Non avevo capito come dovevo selezionare i tasti praticamente. No, ho fatto una cazzata. Mi confondo con i tasti in questo gioco, perché effettivamente, ok, che ti serve? Ok, la barra, ok. Ok, perfetto. Oissa. Guardate qui che... Cioè, è veramente una figata. Abbiamo fatto? Cioè, ci serve... Oh! Ah, ci... Guarda, cioè... Perfetto praticamente. Ottimo anche questo, ragazzi. Ok, giù. Oddio. E fu qui che lo trovarono. Eccolo, l'Archengemma. Mamma mia. Che cosa stupenda che hanno fatto. E il Trorr ne fece la gemma della corona praticamente. Sì. Mamma mia. Lo spettacolo assoluto questo gioco, eh. Perché riprende fedelmente le scene con le stesse parole. Il drago! Voglio vedere proprio com'è questo drago. Oh! Bellissimo! Ovviamente lui puntava il tesoro dei nani. Questo è Balin, ragazzi, uno della compagnia di Thorin Scudo di Quercia. Guardate qua i nani quanti sono. Ragazzi, allora io dico di interrompere qui e di continuare nel prossimo gameplay. Intanto vi ringrazio, spero che questa serie vada avanti. E vi chiedo veramente tanti tanti like per far continuare questa serie. E alla prossima!